La Liguria tornerà in zona gialla da lunedì, ma oggi si contano altri 255 nuovi positivi in tutta la regione. 12 pattuglie impegnate per un'intera giornata in serati controlli da Vezzano a Luni, il bilancio dei carabinieri. Martedì riaprono i musei civici al pubblico con 6 mostre in contemporanea sulla natura morta. Festa di San Giovanni Bosco, messa del vescovo diocesano Palletti, celebrazione anche delle suore di figlie di Maria Ausiliatrice. Infine lo sport, Spezia domani all'ora di pranzo arriva l'Udinese. Italiano, tecnico dello Spezia, dice: abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo. Buonasera e benvenuti al TLS Giornale. Scendono le persone ricoverate in ospedale. Sono 130, 5 in meno rispetto a ieri. Ma rimane stabile il report della terapia intensiva. Nell'aggiornamento delle schede decessi in provincia si registra un solo decesso, appunto. Si tratta di una donna di 97 anni, mancata il 28 gennaio all'ospedale di San Bartolomeo di Sarzana. In tutta la Liguria invece si registrano 16 nuove vittime. Per quanto riguarda i nuovi positivi al virus, nello Spezzino sono 40, mentre nel resto della regione si registrano 255 nuovi casi nelle ultime 24 ore, a fronte di 4.145 tamponi effettuati. Gli attualmente positivi nello Spezzino sono 788, mentre le sorveglianze attive 875. Continua la campagna vaccinale nell'ASL 5, con 402 dosi programmate per oggi. Anche nel resto della Liguria la campagna è proseguita con 3.166 somministrazioni. Al momento la Liguria ha ricevuto dalla struttura nazionale 77.540 dosi, somministrandone il 74% di esse. Da lunedì la Liguria tornerà in zona gialla. Alcune misure adottate per contrastare la diffusione del coronavirus subiscono quindi degli allentamenti, mentre altre restano vigenti. Ovviamente la raccomandazione è quella di tenere sempre alta l'attenzione. Vediamo i dettagli nel servizio di TG2000. Vediamo. Gran parte dell'Italia torna in giallo, la decisione sulla base dell'ultimo report settimanale, ed ecco la nuova mappa del paese. Restano in arancione provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Sardegna, Puglia e Sicilia. L'indice nazionale RT, cioè la trasmissione del virus, scende a 0,84. Sorprende il caso Lombardia, promossa in fascia gialla, ma va detto anche che regioni finora rosse, considerate a rischio elevato come la Sicilia e provincia di Bolzano, scalano in arancione. Diverso il caso Umbria, che resta arancione perché il rischio è considerato ancora alto. Nelle zone gialle si potrà tornare a spostarsi liberamente all'interno della propria regione. I bar tornano aperti fino alle 18, così anche i ristoranti fino alle 18, poi solo asporto e domicilio. Aperti anche i centri commerciali da lunedì a venerdì e sarà possibile raggiungere anche quelli fuori comune. Invece in zona arancione gli spostamenti restano consentiti sempre solo nel proprio comune e non in regione. I bar possono fare solo a sporto e così anche i ristoranti. Centri commerciali aperti da lunedì al venerdì, ma si può andare solo in quelli eventualmente presenti nel proprio comune. Polemiche per la data di validità delle nuove norme, non da questo weekend ma da lunedì 1 febbraio, e questo fa infuriare soprattutto i ristoratori che pensavano di poter lavorare fra oggi e domani. Invece dovranno aspettare il prossimo fine settimana, anche se alcuni in queste ore stanno organizzando presidi di protesta e puntano già stasera a sfidare i divieti. Da lunedì infine rientrano in classe al 50% oltre 1 milione di studenti delle superiori di 8 regioni che ancora mancavano all'appello. Ieri mattina tra via Milano e corso Cavour agenti della polizia hanno raggiunto e fermato un uomo che alla loro vista aveva tentato di dileguarsi. La persona di origine straniera è stata identificata in questura ed è risultata essere un 32enne di origine marocchina con diversi precedenti sul quale gravava un ordine di carcerazione. L'uomo è stato pertanto portato in carcere dove dovrà scontare ancora 11 mesi. Sempre ieri gli agenti hanno fermato anche un senegalese di 25 anni, irregolare sul territorio nazionale, con precedente già destinatario di un ordine di espulsione. È stato denunciato e gli è stato notificato un nuovo ordine di espulsione. I carabinieri sono stati impegnati ieri in un'intensa giornata di controlli su tutto il territorio, compreso tra Vezzano Ligure e Luni. Vediamo il servizio comprensivo di tutte le attività svolte dall'arma di Elena Voltolini. Due arresti, una denuncia in stato di libertà e 5 sanzioni per violazioni alla normativa anti-Covid.
È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto ieri dai carabinieri, in particolare per contrastare i furti in appartamento, lo spaccio di droga e per controllare le persone sottoposte a misure di prevenzione. Attenzione anche al rispetto delle norme anti-Covid-19. 27 militari nell'arco delle 24 ore hanno perlustrato in modo capillare l'intero territorio compreso Travezzano Ligure e Luni e hanno identificato oltre 100 persone e controllato 45 veicoli, effetti e esercizi commerciali. A finire in manette un 47enne di origini marocchine in Italia senza fissa dimora, sul quale gravava un ordine di carcerazione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dovrà scontare oltre 6 mesi di reclusione e pagare 1.200 euro di multa. Il secondo arrestato è un 40enne residente a Luni, sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio di sorveglianza di massa per il reato di rapina aggravata in concorso commesso nel 2017. Sul versante del controllo alla circolazione stradale lungo la via Aurelia, sempre nel comune di Luni, è stato fermato un cittadino di etnia Rom alla guida del suo furgone in evidente stato di alterazione psicofisica. La prova etilometrica ha permesso di appurare che aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 1,44 grammi su litro, ovvero quasi 3 volte il limite massimo. Deferito in stato di libertà, l'uomo rischia un'ammenda tra 800 e 3.200 euro e l'arresto fino a 6 mesi. Immediato, invece, è stato il ritiro della patente, che potrà essere sospesa tra 6 mesi e 12 mesi. Per quanto riguarda invece le violazioni alle norme anti-Covid, sono state 5 le sanzioni elevate. Nota positiva del servizio di pattugliamento è che non si sono verificati furti e non sono giunte segnalazioni di rilievo su persone o autovetture sospette. La Polizia Ferroviaria Ligure ha un nuovo responsabile, il dirigente superiore Giuseppe Mariani, che dal lunedì 1 febbraio prenderà il posto di Alfonso Polverino, promosso questore di nuovo. Mariani, 55 anni, proviene dalla questura della Spezia, dove ha svolto le funzioni di vicario del questore dal 2016 al 2020, dopo aver ricoperto lo stesso incarico per 3 anni a Savona. Giovanni Toti, in veste di commissario straordinario per l'emergenza maltempo autunno 2018, ha firmato il piano di riparto dei fondi di protezione civile per il 2021 per complessivi 100 milioni di euro. Si tratta dell'ultima tranche di oltre 300 milioni distribuiti in 3 anni. Le risorse sono destinate a 37 comuni per la realizzazione di 70 interventi di difesa del suolo e la riprogrammazione di alcuni lavori già approvati nel 2020. Allo Spezzino sono stati destinati 17 milioni e 175 mila euro per 9 interventi, tra cui il completamento del primo stralcio funzionale delle arginature di Battifollo e Romitomaga. Un affronto a tutto il mondo teatrale ed amatoriale spezzino. Il consigliere comunale Massimo Baldino descrive così il progetto STEPS. Baldino afferma che è gravissimo che si utilizzino 60.000 euro del comune, seppur provenienti da IREN, non per riconoscere il lavoro di almeno una compagnia locale, dice Baldino, ma di fatto per realizzare una produzione utilizzando appunto un partner teatrale non spezzino e ai più sconosciuto. Il tutto senza bando pubblico, conclude il consigliere Baldino. Si ritorna in zona gialla, come accennato, e da martedì i musei civici della Spezia riapriranno le porte al pubblico con 6 mostre. Tutte in contemporanea e legate al tema della natura morta, che rappresenta uno dei territori più perlustrati dall'arte figurativa dell'antichità. Ce ne parla Carolina Cardetti in questo servizio. Vediamo. La Liguria ritornerà in zona gialla e la riapertura di tutti i musei della Spezia a partire da martedì è contraddistinta da un percorso di valorizzazione sinergica del loro intero patrimonio culturale e artistico. Il tema che li unisce è la natura morta, che rappresenta uno dei territori più perlustrati dell'arte figurativa, fin dall'antichità, e che consente di attivare per il pubblico una stimolante fruizione diffusa attraverso la visita a diverse sedi espositive. In quest'ottica si inserisce una proficua collaborazione scientifica e progettuale fra i vari musei civici spezzini: il Museo Medeo Lia, il Museo Archeologico Castello San Giorgio, il Museo Etnografico Giovanni Pondenzana, il Museo del Sigillo, la Palazzina delle Arti e il CAMEC. Valorizzando le collezioni dei nostri musei civici, ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, valorizziamo il nostro patrimonio artistico spezzino ed esponiamo al pubblico opere finora mai viste con un ampio approfondimento storico-artistico.
Il CAMEC, con la sua raccolta di opere chiamata Still Still Life, propone un'ampia rivisitazione del tema della natura morta. Il Museo Civico Lia, invece, partecipa al progetto presentando un nucleo di nature morte tardo-rinascimentali e barocche. Al Museo Archeologico San Giorgio sarà possibile guardare la raccolta Xenia, i doni ospitali, che omaggiano la natura morta di età romana. Il Museo Civico Etnografico Pondenzana ha deciso di prendere parte con la raccolta Etnocaprici, nature morte che raccontano il passato. In parallelo con la mostra del CAMEC Still Still Life, il Museo Civico del Sigillo ha partecipato con la raccolta Ex Falso, Quod Libet, ricordi, necessità e desideri nella natura morta del Seicento. Infine, la Palazzina delle Arti ha voluto prendere parte al progetto con la natura artificiale dell'artista Cosimo Cimino. Ancora arte, siglato il protocollo d'intesa tra Istituto Tecnico Commerciale Fossati da Passano e Mangia Trekking per il progetto Alpinismo Lento per i Giovani, destinato agli studenti del terzo anno ad indirizzo turistico. Tra gli scopi del progetto ci sono la valorizzazione turistica e ambientale dei territori attraverso la formula sportiva, la sensibilizzazione del rispetto dell'ambiente e la diffusione delle principali norme di sicurezza per l'attività in montagna. Vediamo oggi, come ogni sabato, le principali notizie che potremo leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire, Spezia 7. Vediamo. La forza di un abbraccio. Domenica prossima la Chiesa propone di riflettere sul tema della vita, collegato quest'anno nel messaggio dei Vescovi a quello della libertà. Una candela per la vita è proprio l'invito rivolto ai fedeli da parte della Diocesi. A fianco invece l'appuntamento che si è svolto domenica scorsa, ovvero nella Cattedrale di Cristo Re, l'incontro ecumenico promosso dalle chiese cristiane presenti alla Spezia nell'ambito dell'annuale settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, incontro che è stato trasmesso anche in diretta da Tele Liguria Sud. A centropagina, candelora e vita consacrata, martedì 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù al Tempio, la Chiesa ricorda in una giornata di preghiera la vita religiosa delle persone consacrate. Si celebra infatti la giornata mondiale della vita consacrata. A fianco gli aiuti per i migranti in Bosnia, l'iniziativa della Caritas per dare appunto un sostegno alle migliaia di persone che si trovano nei campi profughi allestiti lungo la cosiddetta rotta balcanica e che sono in condizioni davvero molto difficili. A fondo pagina, si è spento a Milano padre Carlini, il missionario nativo di Tivegna. Aveva lasciato il Brasile nel giugno scorso dopo quasi 50 anni appunto di missione. Martedì i funerali in cattedrale alla Spezia. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Domenica 31 gennaio, domani, ricorre la festa di San Giovanni Bosco, celebrata come sempre con particolare impegno dalle comunità salesiane spezzine. Alle 10 il Vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiderà la messa solenne nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve in Viale Garibaldi. La ricorrenza viene festeggiata anche dalle suore, figlie di Maria Ausiliatrice, presenti alla Spezia da oltre un secolo. C'è chi la ritiene tra le passeggiate più romantiche e belle al mondo, meta irrinunciabile per milioni di turisti. A quasi 9 anni dalla chiusura, il progetto esecutivo di Via dell'Amore è pronto. L'opera costerà 13 milioni e i cantieri apriranno entro fine anno. Un volano fondamentale per l'auspicare la ripresa dei flussi turistici post-pandemia. Ce ne parla Riccardo Sottanis. Il progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza di Via dell'Amore è finalmente pronto. A quasi 9 anni dalla frana che investì 4 turisti australiani e che portò alla chiusura del sentiero conosciuto in tutto il mondo, la Regione ha completato le procedure progettuali annunciando che entro fine anno inizieranno i lavori. Una notizia importante non solo per le Cinque Terre ma per l'intero settore turistico regionale e nazionale. Certo, ci sono voluti 9 anni per giungere a questo importante traguardo, tempi lunghissimi che hanno fatto lievitare di molto i costi dell'intervento. Da 2 anni erano disponibili 12 milioni di euro, oggi per completare gli interventi su Via dell'Amore e su altri sentieri collegati ne serviranno altri 4,5, già stanziati però dal commissario per l'emergenza, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Ora l'augurio di tutti è che si arrivi al più presto alla gara e quindi a dare inizio ai lavori.
La riapertura di Via dell'Amore, il sentiero scavato nella roccia che unisce Rio Maggiore e Manarola, servirà a rilanciare turisticamente le Cinque Terre nel mondo dopo la crisi dovuta alla pandemia. Gli operatori sono pronti alle nuove sfide e da tempo sono impegnati in un'azione costante per affrontare con iniziative concrete le sfide future. La comunità marinara delle Cinque Terre, presieduta da Roberto Benvenuto, in questo periodo sta incalzando amministrazioni locali e parco con suggerimenti importanti che mirano ad un rilancio del territorio, rilancio che deve passare però attraverso la realizzazione di opere che servono a consolidare un territorio che tutti ci invidiano per la sua bellezza, ma che ha bisogno di cure continue. In questi giorni, nel mirino della comunità, è finito il progetto della pista ciclopedonale Monte Rosso-Levanto, pista che utilizzerebbe il tracciato della vecchia ferrovia. I 3 milioni di euro previsti per quest'opera, dicono alla comunità, vanno spesi per altri interventi come il ripristino dei muretti a secco, la realizzazione di depuratori, la protezione e la salvaguardia delle coste, sempre più minacciate dall'erosione. Insomma, la pista ciclabile non sarebbe una priorità, anche perché il problema delle Cinque Terre non è quello di attrarre i turisti che già arrivano in gran numero, ma di mantenere il territorio. Certo, quella dei depuratori è una priorità e va affrontata in tempi rapidi per evitare spiacevoli sorprese quando, si spera presto, supereremo la crisi dovuta alla pandemia. Sull'entusiasmo del successo riscosso dall'iniziativa organizzata per l'Epifania, tornano i laboratori online dei Nasi Uniti, l'associazione che si occupa di clownterapia con l'obiettivo di regalare momenti di gioia e divertimento ai bambini. Da domani sul sito www.nasiuniti.altervista.org saranno presentati tutorial per cucinare insieme ottimi piatti carnevaleschi e per creare costumi, pentolacce e anche un quizzone. C'è tempo fino al 9 febbraio per iscriversi al Carnevale Spezzino che quest'anno, a causa dell'emergenza della Covid-19, si presenterà nella veste virtuale. Potranno partecipare al Carnevale 2021 i bambini fino a 12 anni e gli adulti, anche in rappresentanza di gruppi, associazioni o quartieri. Per aderire basta inviare una foto singola o un video alla pagina Facebook Carnevale Spezzino 2021 oppure un'email a carnevalespezzino2021@gmail.com. La sfilata virtuale del concorso si terrà venerdì 12 febbraio alle 21. Veniamo allo sport. Hockey su pista. La Credit Agricole Sarzana torna soddisfatta dalla doppia trasferta che l'ha vista perdere di misura in casa della capolista Amatori Lodi e poi pareggiare sulla pista del Valdagno, terzo in classifica in A1. Rossoneri inoltre già qualificati per la Coppa Italia e presta le prese anche con la Euro Cup. Il servizio di Andrea Catalani. Questi due giorni di trasferte, diciamo contro avversari molto titolati, si è chiusa con un bilancio non positivo, io direi persino di più, vero? Sì, abbiamo raccolto un punto, ma a livello morale è stata una grandissima carica perché abbiamo giocato alla pari con il Lodi che è primo in classifica e con il Valdagno che è secondo in classifica, quindi una partita abbiamo persa 4-3, ieri abbiamo pareggiato 3-3 nell'arco di 4 giorni in due trasferte, tra le altre cose, in due piste molto, molto ostili. Sono felicissimo del comportamento che ha avuto la squadra, dell'attenzione che hanno messo in pista, perché non era facile contro una compagine così ben attrezzate. E, tra altre cose, questo risultato qui di ieri ci ha fatto piazzare in quarta posizione, che è una posizione fantastica per la griglia della Final Eight di Coppa Italia, perché prenderemo la quinta e tra altre cose è il terzo anno consecutivo che appuriamo alla Final Eight di Coppa Italia. È un onore per me, è un onore per Sarzana, perché è l'elite dell'hockey italiano e a maggio ci sarà questa Final Eight di Coppa Italia che sarà preceduta dalla Europe Cup che è diciamo la Coppa UEFA del calcio e dove ci sono compagine portoghesi e spagnole, anche quelle ben attrezzate, però andiamo lì per cercare di far meglio come due anni fa che siamo arrivati fino alla finale. Quest'anno vogliamo arrivarci preparati nel migliore dei modi,
perché sarà ridotta a giocarla in una forma molto, molto ristretta, quindi dobbiamo arrivare lì molto preparati sia fisicamente che mentalmente per cercare di arrivare più lontano possibile anche a questa grande competizione. Veniamo al calcio, domani alle 12.30 lo Spezia affronta il Picco l'Udinese nel match valido per il primo turno di ritorno della Serie A. Per l'occasione il tecnico aquilotto italiano dovrà rinunciare a Nzola, Piccoli, Ferrer, Mattiello, oltre a Terzi e Marchizza, alle prese con affaticamento muscolare. Rientrano invece Pobega e Saponara. Ovviamente il mister italiano dice vogliamo vincere. Sentiamo il tecnico dello Spezia. Inizia il girone di ritorno e cercheremo di mettere in difficoltà l'Udinese, che è la prima avversaria di queste 19 gare che dobbiamo affrontare davvero con un atteggiamento spavaldo, battagliero, e cercare di ottenere punti con tutti. Queste due gare di Coppa Italia ci hanno dato una grossa mano, quindi la condizione sta crescendo per tutti. E Verde è riuscito anche a fare due gol, Saponara uguale, anche se bisogna gestirlo in maniera diversa perché veniva da tanto tempo di inattività. E domani è a disposizione Galabino, anche lui sta crescendo, è stato fuori tantissimo. Siamo convinti che affrontando in un determinato modo le gare possiamo mettere in difficoltà chiunque. Chiaro che non dobbiamo permetterci di presentarci in campo come il primo tempo di Napoli, poi c'è stata una grande reazione da parte dei ragazzi e quella mi lascia davvero molto fiducioso per la partita di domani. L'Udinese è una squadra come quelle che sono in quella zona di classifica che da un momento all'altro può tirarsi fuori perché ha a disposizione giocatori di grande livello, è una squadra che è molto organizzata, è una squadra che se gli permettiamo di mettere in mostra tutte le qualità è chiaro che ci può mettere in grossa difficoltà. Lo Spezia ha fatto un girone d'andata dal mio punto di vista molto buono, si è guadagnato tutti i punti che è in classifica. Ha un'organizzazione di gioco che mi piace molto ed è molto coraggiosa. Credo che però guardando a noi i presupposti della partita di domani siano molto diversi. È uno scontro diretto, più diretto di così, gli stessi punti in classifica. L'impressione durante questa settimana è che la nostra squadra sia consapevole dell'importanza di una partita di questo tipo. Bene, ora vediamo insieme i risultati che si sono realizzati finora nella Serie A. Il campionato vede appunto Torino-Fiorentina 1-1 giocata ieri, Bologna-Milan 1-2 e Sampdoria-Juventus 0-2. Poi le altre partite si giocheranno questa sera, tra cui Inter e Benevento, mentre domani appunto si parte con Spezia-Udinese, quindi Atalanta-Lazio, Cagliari-Sassuolo, Crotone-Genoa, Napoli-Parma e si chiude con Roma-Verona. Diamo uno sguardo anche alla classifica, che ovviamente è provvisoria. Il Milan ha 46 punti, l'Inter 41 ma una gara in meno, la Juve 39 in forza della vittoria a Genova, la Roma 37 una gara in meno, poi ovviamente tutte le altre a seguire: Atalanta 36, Napoli 34 con la Lazio, Verona e Sassuolo 30, la Sampdoria 26, ha giocato oggi, Benevento 22, Fiorentina 22, Bologna 20, Udinese, Spezia e Genoa 18 e poi Torino 15, poi il terzetto di coda Cagliari 14, Parma 13 e Crotone 12. Ovviamente la classifica domani subirà dei cambiamenti. E per questa edizione è tutto, io vi lascio le previsioni del meteo a cura di Limet, centro meteo della Liguria, e vi auguro buona serata con Teleliguria Sud. Un saluto da Simone Frattini di Limet. L'ultima perturbazione del mese di gennaio sarà in rapido allontanamento già nelle prime ore di domenica, ma nei giorni successivi permarranno condizioni di tempo variabile. Ma andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni meteo per domenica 31 gennaio in Liguria. Nella notte precipitazioni sparse sul centro Levante, con quota neve oltre i 1000 metri.
Nelle prime ore della mattinata, rapido esaurimento dei fenomeni con le prime ampie schiarite che inizieranno ad interessare il ponente. Nel corso del pomeriggio, cieli sereni o poco nuvolosi praticamente ovunque. Residua nuvolosità potrà essere presente solo nelle aree interne del Levante. Dalla serata, velature e rapido avanzamento da ovest verso est, ma senza conseguenze associate. I venti saranno al mattino tesi o forti da nord, specie tra Genova e Capomele. Dal pomeriggio, attenuazione della ventilazione e graduale rotazione dai quadranti meridionali. Il mare si presenterà mosso sotto costa e molto mosso al largo. E infine le temperature. Le minime saranno in lieve calo, mentre le massime stazionarie o in leggero rialzo. Sulla costa i valori minimi oscilleranno tra 5 e 10 gradi, mentre nell'interno tra meno 2 e più 5 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 16 gradi sulla costa e tra 8 e 14 gradi nelle aree interne. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com e inoltre vi ricordo di scaricare e consultare la nostra app gratuita, l'IMET.